tanti importanti temi di vivissima attualità, quelli che fanno da sfondo al nuovo lavoro discografico degli Elio e le Storie Tese, che proprio in questi primi giorni di maggio presentano l'album bianco. E soprattutto il malcostume digitale che domina nei nostri tempi ad ispirare l'eccentrico gruppo milanese, che proprio in questo ultimo anno di intensa attività sta collezionando una serie di innumerevoli successi, conquistandosi fama e consensi da critica e pubblico. L'apparente richiamo al celebre White Album dei Beatles viene subito smentito con la consueta ironia di Elio, che precisa: è un riferimento chiarissimo all'albume dell'uovo cotto. E ancora, sempre riguardo la scelta del titolo, bianco perché siamo la band che più è andata in bianco nella storia. Ci riuniamo e buttiamo lì un titolo a testa. Vince chi fa ridere la metà di noi più uno. Tra i 15 brani, anche quelli presentati nell'ultimo Sanremo e il complesso del primo maggio. Alla presentazione dell'album, Elio ha voluto precisare quanto il suo gruppo abbia sempre lavorato sulla musica in maniera eccentrica ed originale, come se venissero tutti da un mondo a parte.